Buonasera a tutti, benvenuti allo Spazio Life. Il nostro ospite di questa sera è Marco Mamone Capria, docente di meccanica superiore ed epistemologia presso la Facoltà di Matematica dell'Università di Perugia. Mamone Capria ha insegnato storia ed epistemologia della matematica e delle scienze anche alla SIS, che è la scuola di specializzazione all'insegnamento secondario dello stesso Ateneo. È autore di numerose pubblicazioni su questioni di fondamenti della fisica, metodologia e applicazioni delle scienze biomediche, epistemologia e storia della scienza. Dal 2007 è presidente della Fondazione Hans Rüsch per una medicina senza vivisezione. Allora, innanzitutto ti ringrazio Marco di essere qui. E questa sera io vorrei parlare con te di sperimentazione animale da un punto di vista esclusivamente scientifico, cioè vorrei che appunto che ci dimenticassimo, mettessimo da parte per un attimo le questioni etiche che riguardano l'uso degli animali, anche se ovviamente sono questioni che ci stanno a cuore, per concentrarci sulla critica scientifica all'uso degli animali in medicina. Tra l'altro, magari potremmo fare qualche considerazione etica che riguarda la salute umana, perché tu, assieme ad altri, sostieni che non solo la sperimentazione animale non aiuti la tutela della salute umana, ma addirittura sia fuorviante, sia di ostacolo ad essa. Partiamo subito da un passo che ho tratto dalla conclusione di uno dei tuoi articoli sulla vivisezione, in cui dici: la vivisezione è una pratica che soddisfa tutti i requisiti della pseudoscienza, in quanto emette verdetti ambigui, si basa su esperimenti non riproducibili e si rifiuta di accettare la vasta evidenza contraria come una ragione per abbandonare le proprie pretese. Ecco, allora adesso Marco, innanzitutto faccio la premessa che useremo nella puntata il termine vivisezione nella sua accezione allargata, cioè come sinonimo di sperimentazione animale e non nella sua accezione più ristretta come sezione in vivo. Questo lo dico semplicemente per evitare poi polemiche pretestuose che spesso riaffiorano quando si usa il termine vivisezione. Allora, Marco, cominciamo dai fondamenti. Tu metti in discussione l'utilizzo proprio del termine modello animale, cioè sostieni innanzitutto che è sbagliato pensare che l'organismo di un animale possa fungere da modello dell'organismo umano. E puoi spiegare questo punto, per favore? Innanzitutto vi ringrazio per questa intervista, per avermi contattato e vorrei subito mettere in chiaro che la contestazione su basi scientifiche della vivisezione, cioè appunto della metodica consistente nel simulare condizioni attinenti all'organismo umano su animali di altre specie, è una contestazione che è stata fatta praticamente fin dall'ufficializzazione, 150 anni fa circa, di questa metodica nell'ambito della comunità di riferimento. E quindi, contrariamente a quello che di solito si pensa, cioè che a contestare la vivisezione sia stata soltanto una frangia della popolazione particolarmente sensibile nei riguardi degli animali, di fatto noi possiamo elencare una serie di importantissimi scienziati. Cito fra questi una delle nostre maggiori glorie in campo medico, Augusto Murri, per esempio, che hanno contestato la vivisezione proprio come strumento di indagine medica. Ora, questo fa capire che già abbastanza precocemente si è verificata una spaccatura all'interno della comunità biomedica fra coloro i quali avevano deciso di trasformare il proprio interesse per la sanità e la salute umana in lavoro di laboratorio che utilizzasse soggetti non particolarmente polemici nei riguardi di chi li maltratta, cioè gli animali, e quella parte della comunità biomedica che invece era abituata a interpretare il proprio interesse per la salute umana come sollecitudine verso i malati e indagine circa le condizioni che possono impedire l'incidenza della malattia e facilitare la guarigione. Quindi si è venuta a creare una vera e propria frattura, la quale ha avuto una specie di consacrazione ambigua, perché la maggioranza delle persone che si occupano anche della questione non sembrano esserne consapevoli,
con la stessa definizione del premio Nobel per la medicina, che, come chi si è informato sa, non si chiama premio Nobel per la medicina, ma premio Nobel per la fisiologia o la medicina. E qui in questa disgiunzione ci sta tutto il sapore di un conflitto latente, perché evidentemente se quelli che hanno disegnato questo premio avessero pensato che alle ricerche in laboratorio sarebbe arrisa una fortuna applicativa, diciamo anche 10 o 20 anni dopo, si sarebbero risparmiati questa definizione, perché come tutti sanno i premi Nobel di qualsiasi disciplina vengono elargiti anche molti anni dopo che la scoperta è stata fatta. Quindi diciamo è nella logica del premio che si possa aspettare. Ebbene, già nel 1895 hanno capito che non era il caso di insistere su una traduzione neanche a lungo termine delle scoperte di base, e per questo hanno deciso di stabilire questa dizione particolare, fisiologia o medicina, che è andata persa per la gran parte sia dell'opinione pubblica, sia dei media, che tuttora si limitano a dire premio Nobel per la medicina, e anche di quelli dei fautori della vivisezione, i quali spesso citano la lunga lista di premi Nobel che sono stati elargiti a ricercatori che hanno fatto sperimentazione animale, senza tener conto che nella logica del premio Nobel è perfettamente ragionevole premiare un lavoro che dimostra abilità e destrezza tecnica in fisiologia, cioè in laboratorio, diciamo più in generale, che però non ha avuto nessun tipo di ripercussione dal punto di vista del miglioramento delle condizioni di salute delle persone. E questo, vorrei aggiungere quest'ultima clausola, in aperta contraddizione con quello che era lo scopo del premio Nobel, che avrebbe dovuto premiare coloro che avessero fatto scoperte che procuravano il massimo beneficio all'umanità. Quindi Nobel era stato molto chiaro nel dire che non interessava semplicemente una scoperta che dimostrava ingegno, e da matematico non posso astenermi dal ricordare che fra i premi Nobel non esiste il premio Nobel per la disciplina che dimostra dal punto di vista dell'eccellenza intellettuale forse il massimo che si possa riscontrare un po' in tutte le discipline scientifiche, cioè la matematica. Certo. Allora, molto importante questa puntualizzazione. Quindi veniamo alla critica scientifica, appunto. Quindi innanzitutto tu sostieni che non si possa parlare di modello animale, giusto? Cioè un modello è una rappresentazione semplificata della realtà e l'animale non lo è dell'organismo umano. Esattamente. Poi successivamente argomenti molto diffusamente la non riproducibilità, scusa, la non trasferibilità dei risultati ottenuti sugli animali all'uomo. Ecco, puoi dirci qualcosa su questo? Allora, il concetto di modello viene utilizzato di solito nelle scienze fisico-matematiche come di solito un costrutto teorico, a volte anche materiale, per esempio in ingegneria, in altri contesti in cui si fanno i modellini, no? Però di solito è un costrutto teorico in cui si sono isolati quei fattori che uno ritiene determinanti nella descrizione di una certa fenomenologia. Ora, qual è l'idea del modello? Cioè ci si rende conto che, per esempio, descrivere un corpo che cade come se fosse un punto geometrico significa commettere una fortissima idealizzazione. Quindi, però, che cosa si fa? Si comincia in questa maniera, poi nell'analisi di un fenomeno reale si va a vedere sperimentalmente che cosa succede al corpo che cade dall'alto, e magari si scopre che la sua forma, le sue dimensioni contano in relazione alla resistenza dell'aria. Allora, in quel caso si dice no, allora io questo, invece di trattare una pietra che cade dall'alto come un punto materiale, io la tratto come una sfera solida. E anche qui sto facendo un'idealizzazione, perché una sfera ha una forma molto simmetrica, le pietre di solito non ce l'hanno, però io aggiungo
nuove caratterizzazioni, nuove concretizzazioni dell'idealizzazione di partenza, finché nell'ambito dell'approssimazione che mi viene richiesta dal problema che sto affrontando, io riesco a ottenere una armonia sufficiente fra modello, costrutto teorico e sistema concreto che io voglio studiare. Adesso, nel caso della sperimentazione animale, basta la descrizione che io ho fatto di quella che è la modellizzazione in senso proprio per capire che non abbiamo una modellizzazione dello stesso tipo, perché non possiamo costruirci il modello che rispecchierebbe meglio il fenomeno, l'organismo umano e quella particolare patologia o condizione che a noi interessa investigare. Noi che cosa facciamo? Ci andiamo a prendere un'altra specie e tentiamo di applicare alcuni aspetti che possono sembrare analoghi, simili, almeno a prima vista, per cercare in qualche modo di riprodurre il fenomeno quale lo riscontriamo nell'uomo. Cioè, in altre parole, noi non abbiamo una possibilità di costruire un sistema gradualmente più complesso di quello di partenza sulla base dei risultati sperimentali che abbiamo ottenuti dall'osservazione clinica o sull'uomo. Non abbiamo questo. Noi abbiniamo al sistema complesso uomo un altro sistema che è ugualmente ma diversamente complesso. Questo è un fatto che evidentemente si presta a un numero enorme di equivoci e di possibili fuorviamenti, perché un esempio che diciamo per il nostro pubblico può essere utile può servire a capire perché l'argomento che spesso i sostenitori della vivisezione danno per difendere la propria metodica è sbagliato. Loro dicono: ma un momento, che cosa? Tu che cosa mi dici che dovremmo utilizzare simulazioni sul computer, chip genetiche o altri sistemi di questo tipo? L'organismo umano è complesso, noi abbiamo bisogno per stimolarlo di un organismo ugualmente complesso. Ora, questo argomento è esattamente lo stesso del seguente. Se qualcuno mi dice io ho un problema complesso da risolvere, io gli posso rispondere: lo sai, anche io ho un problema complesso da risolvere. E il mio interlocutore si rende conto molto facilmente che questa mia assicurazione non significa che io possa aiutarlo minimamente, perché che il mio problema sia complesso e il suo problema sia complesso non denuncia una similitudine fra i due problemi. È un po' come quando, diciamo, in contrasto, se io dico a qualcuno che non mi conosce, vieni a aspettare alla stazione ferroviaria, sarò con un abito tutto rosso. Ecco, se io gli dico questo, lui ha un indizio molto potente per potermi riconoscere. Ma se io invece gli dico a lui che è interessato a risolvere un certo problema, verrò con la soluzione di un problema molto complesso, lui non ha nessuna ragione di pensare che io gli sarò di il minimo aiuto. Ebbene, questo mi sembra un paragone chiarificatore rispetto all'utilizzo del modello integrale altro animale per rappresentare un qualsiasi altro animale. E quindi il problema nel caso della vivisezione non è soltanto il fatto che l'uomo sarebbe particolarmente speciale, anche se ha delle specialità dal punto di vista medico, ma il fatto che anche se io volessi descrivere il comportamento di un coniglio facendo esperimenti su un topo, cadrei in una enorme quantità di equivoci e rischio di errore. Sì, tra l'altro appunto tu citi anche moltissimi esempi, anche presi dalla letteratura scientifica, di situazioni nelle quali non solo sostanze testate su specie diverse danno ovviamente risultati diversi, ma anche sostanze che danno risultati diversi su ceppi diversi di una stessa specie, o addirittura
su uno stesso ceppo di una stessa specie e a seconda delle condizioni in cui gli animali vengono tenuti nei laboratori, per cui in sostanza piccole differenze, per esempio appunto nel contesto, nel sistema, nel modo, nella modalità di mantenimento degli animali, si traducono in differenze enormi poi a livello di risultati. Ecco, e ci sono molti esempi appunto nella letteratura scientifica che tu citi. Faccio un po' l'avvocato del diavolo adesso. Gli addetti ai lavori dicono: sì, bene, perfetto, però c'è da dire una cosa, se noi non usassimo gli animali, quindi non ci fosse la fase di sperimentazione sull'animale, osserveremmo molti più decessi o molte più reazioni avverse, gravi se non letali, nella fase di sperimentazione clinica. Il fatto che l'animale sia utile è dimostrato dal fatto che appunto i casi di decesso in fase clinica si contano sulla dita di una mano. Questo l'ho sentito dire e scrivere spesso. Che cosa puoi rispondere a questa obiezione? Allora, direi che qui ci stanno due aspetti che si devono contestare. Uno è la stima residuale delle vittime delle reazioni avverse. Già nel 98 una rassegna su YAMA, il Journal of American Medical Association, ha classificato i decessi nei soli Stati Uniti per reazioni avverse da farmaco nell'ordine dei 100.000 ogni anno. Quindi stiamo parlando di una causa di morte che può essere messa come la sesta o la quarta secondo il tipo di stime che vengono fatte. Quindi voglio dire, quelli che con grande faciloneria minimizzano i danni da reazione avversa da farmaco, secondo me sono molto disinformati, diciamo. Questa è la cosa più benevola che io posso dire di queste persone. E in particolare una delle cose che io tengo a sottolineare è che il sistema della vigilanza dei farmaci, cioè quello lì che cerca di stabilire eventuali reazioni avverse di farmaci dopo la loro messa in commercio, è un sistema estremamente difettoso, nel senso che anche i più ottimisti dicono che è sbagliato il numero di reazioni riportate, perlomeno di un ordine di grandezza. Perché? Perché sostanzialmente un po' in tutto il mondo, in particolare in Italia, è basato sulla volontarietà, cioè il fatto che un medico o anche un paziente decidano di segnalare loro il fatto che dopo l'assunzione di un certo farmaco si sono verificati degli effetti avversi. E per far capire che questa strada è una strada lunga e tortuosa, quando uno ci si mette, basti pensare ai casi in cui c'è una tutela legislativa nei riguardi dei danni, come per esempio per i vaccini. Nel caso delle segnalazioni di danno vaccinale, chiaramente sono in prima istanza di natura congetturale, cioè la famiglia riscontra che pochi giorni dopo che il loro bimbo ha avuto la somministrazione di una dose di vaccino, si sono verificati dei fatti strani, per esempio sul suo comportamento. È chiaro, questa qui è una descrizione fenomenologica. I genitori sono molto sensibili anche ai minimi aspetti, per cui è in linea di principio qualche cosa che dovrebbe essere oggetto di studio. Bene, quello che di solito succede è che uno, i loro medici e in particolare i pediatri tendono a scoraggiare il genitore dal mettere troppa attenzione su questa correlazione, dicendo che può essere benissimo casuale, e in effetti può essere benissimo casuale, soltanto che lo sapremo se è casuale, aggiungo subito, soltanto dopo che tutti questi rapporti spontanei sono stati presi in considerazione e contati. Invece, se già all'origine si scoraggia la denuncia da parte dei genitori, dei familiari, dei pazienti di queste reazioni avverse, avremo alla fine una statistica estremamente scadente, statistica nel senso proprio dei dati di base, perché ci saranno moltissime reazioni avverse ai farmaci, ai vaccini, a ogni genere di trattamento medico,
che non sono state denunciate, non sono state archiviate, quindi possono essere trascurate e ignorate poi nella pratica medica. Quindi questo è un primo fatto, che quelli che dicono ma ci sarebbero tante più reazioni avverse, evidentemente non hanno una chiara percezione di quante ce ne sono di reazioni avverse e quante di più sarebbero contate se la strada per la denuncia delle reazioni avverse fosse più facilitata, trovasse il personale medico ai livelli più bassi più disposto a prendere in considerazione denunce di questo genere. Però la questione della commercializzazione dei farmaci è anche una questione che deve essere posta nei suoi vari aspetti, cioè se noi veramente ammettessimo che non abbiamo alcun sistema con cui vagliare la sicurezza e l'efficacia di un farmaco prima di metterlo in commercio, perché gli animali non funzionano, e qui sono disposto a confortare la mia opinione con quella di molte autorità in materia, due, qualcuno potrebbe sostenere che anche gli altri metodi che sono stati proposti e che tra l'altro sono in continuo sviluppo, quindi non stiamo parlando di un ramo morto della ricerca di base, ma di un ramo estremamente vivo, ma supponiamo che uno voglia dire guarda che neanche quei metodi si possono considerare affidabili. Ebbene, questo dovrebbe stabilire un procedimento per la immissione in commercio di nuovi farmaci, nuove sostanze chimiche, solventi, additivi, eccetera, estremamente più prudente e più cauto, al punto che oggi, che il fatto che la scarsa efficacia dei farmaci messi in commercio è una specie di segreto di Pulcinella, sulle riviste più autorevoli viene spesso menzionato il fatto che un medico dovrebbe pensare, prima di prescrivere il farmaco di più recente, di più nuova generazione, a utilizzare quelli vecchi, perché quelli vecchi hanno subito, attraverso la loro commercializzazione e la loro somministrazione agli esseri umani, un tipo di controllo estremamente superiore a quello che può aver ricevuto un farmaco recente. Quindi da questo punto di vista io penso è molto importante stare attenti quando si vuole minimizzare la rischiosità, l'incertezza di metodi con cui noi cerchiamo di garantirci da eventuali reazioni avverse o da contaminazioni, eccetera, eccetera. Perché in effetti il sapere che noi certe capacità predittive non ce le abbiamo ci mette in guardia e fa sì che le autorità regolatorie stabiliscano dei procedimenti, degli iter molto più difficili, molto più lenti, molto più cauti, prima che queste validazioni, queste convalide vengano fatte e quindi prima che popolazioni di centinaia di migliaia, di milioni di persone vengano esposti ad agenti di cui noi non sappiamo realmente nulla. Certo, tra l'altro la credenza nella scarsa efficacia e scarsa predittività della sperimentazione animale sembra essere testimoniata dagli stessi addetti ai lavori che spesso iniziano la sperimentazione clinica in contemporanea con la sperimentazione animale, cioè prima di avere concluso la raccolta dei dati riguardanti i test su animali. Senti, ne approfitto perché c'è una domanda che viene dalla chat, cioè da chi ci segue in diretta, e c'è Dario che chiede se sono dimostrabili reazioni comuni su organismi differenti, cioè immagino che chieda se ci sono dei casi in cui specie diverse hanno dato reazioni comuni sullo stesso farmaco. Questa mi sembra una domanda molto opportuna, perché in effetti ha una risposta che io posso dare nella seguente maniera: inevitabilmente sì. Perché? Perché? Perché se per caso noi disponessimo di un sistema, la sperimentazione sul topo, che ci desse uniformemente responsi in contrasto con quello che poi si osserverà sull'uomo, noi avremmo un oracolo sicuro al 100%, perché basterebbe invertire la risposta e ogni volta che il topo ci dice sì, noi diciamo no, e in questo modo noi avremmo un metodo infallibile.
Quindi ciò che caratterizza tutti i procedimenti, tutte le tecniche divinatorie incerte, insicure, è proprio il fatto della loro aleatorietà. Perché, e quindi si può dire sicuramente all'ascoltatore che effettivamente ogni tanto succede che qualche cosa fra uomo, topo o uomo e coniglio collimi. Questo qui ogni tanto succede, però succede con così poca certezza anche da parte di chi fa gli esperimenti che quasi mai, e nella mia esperienza, nella mia consultazione della letteratura in materia, che ormai è un'esperienza più che decennale, non mi è mai capitato di trovare qualcuno che abbia fatto un esperimento su un animale e abbia alla fine categoricamente affermato sulla base di questi risultati bisogna proibire formalmente l'utilizzo di quel farmaco o di quell'agente, quell'additivo, eccetera, eccetera. Non è praticamente successo mai. Succede addirittura che per diversi farmaci, sullo stesso foglietto illustrativo, appaiono per esempio notizie di questo genere. Questo farmaco ha prodotto casi di teratogenesi, cioè parti anomali, in esperimenti in laboratorio, però questo non garantisce che la stessa cosa succeda sulle donne, anzi sulle donne non è mai stato osservato niente del genere, o viceversa, ci si trovano scritte cose del tipo il farmaco non ha dato fenomeni di teratogenesi nelle prove precliniche su animali, questo però non garantisce che la stessa reazione si osserverà sulle donne. Quindi voglio dire, diciamo, io credo che molto spesso la sicurezza, la fiducia che l'uomo della strada, anche l'uomo della strada che fa un onesto tentativo per informarsi attraverso i media, nutre nei riguardi delle assicurazioni che vengono date circa la sicurezza o l'efficacia di farmaci e altre sostanze, deriva semplicemente dal non sapere quello che gli addetti ai lavori sanno perfettamente. Ed è per questo che io penso che la questione di come garantire la sicurezza di farmaci e altre sostanze e altri agenti in generale nell'uomo è una questione fortemente politica. Cioè, in altre parole, può essere benissimo e di fatto si riscontra che quelli che si occupano di sperimentazione animale sono abbastanza soddisfatti del loro lavoro, nel senso che questo lavoro produce un certo numero di articoli periodicamente, serve a costruire carriere, si fanno dei bei convegni dove ci si può mettere, dove ci si può punzecchiare circa i punti più sottili della sperimentazione che ognuno ha fatto, e diciamo l'industria dal punto di vista erudito si può dire che è fiorente. Quindi c'è un'ampia categoria di persone per le quali il fatto che ci siano delle incertezze nella sperimentazione animale costituisce uno stimolo intellettuale. Io non voglio dire che queste persone siano dei mostri, però se consideriamo la loro esigenza di stimolo intellettuale, confrontandola sia con la esigenza del pubblico, dei cittadini, di avere delle garanzie reali, sia con la sensibilità che giustamente molte persone hanno nei riguardi della tortura a cui gli animali di laboratorio sono costretti per il semplice fatto di essere detenuti negli stabulari, già soltanto quello è per loro una tortura. Allora io credo che facendo il confronto fra l'esigenza di stimolo intellettuale e di avanzamento carrieristico da una parte e queste altre esigenze, io penso che per ragioni etico-politiche non ci sia in un certo senso partita, nel senso che la priorità debba essere data alle esigenze del secondo tipo.
Certo. Tra l'altro tu in uno del tuo articolo metti in luce un altro aspetto problematico, che è la scarsa replicazione che si osserva nella letteratura biomedica, cioè gli esperimenti raramente vengono replicati indipendentemente. E questo è un problema che io conosco molto bene perché essendo anch'io, insomma, anche facendo sperimentazione anch'io nel mio campo, usando esseri umani, so che anche nel mio campo c'è poca replicazione di esperimenti già effettuati perché non c'è un incentivo, perché gli esperimenti, le repliche di esperimenti già effettuati non sono considerate sufficientemente originali ed innovative, quindi raramente vengono pubblicate su riviste di prestigio. Questo è un ulteriore problema perché naturalmente sappiamo che un esperimento acquista tanta maggiore validità quanto più viene replicato dando gli stessi risultati. Quindi c'è anche questo, oltre appunto ai problemi di trasferibilità tra specie, c'è anche il problema dato dal fatto che molto spesso gli esperimenti non vengono replicati. Un'altra cosa volevo chiederti, in un altro tuo articolo tu parli anche in particolare della ricerca sul cancro e citi il pensiero di alcuni importanti ricercatori e scienziati che mettono sotto accusa l'uso di animali come uno dei motivi, diciamo, che ha sostanzialmente rallentato la ricerca sul cancro. Perché possiamo dire che nonostante gli ingenti investimenti, noi la guerra sul cancro, contro il cancro fino a, diciamo, la stiamo perdendo. E alcuni medici, diciamo, imputano questi scarsi risultati all'uso di animali. Ci puoi raccontare un po' Allora, perché? innanzitutto, sì, volevo confermare quello che tu hai detto all'inizio, che mi sembra molto importante anche dal punto di vista di una valutazione della etica interna alla comunità scientifica. Cioè, da un lato al pubblico si dice che la pietra di paragone o una delle pietre di paragone della verità scientifica è la sua riproducibilità. Probabilmente anche nei libri di scuola media si trovano le regole del metodo scientifico e la possibilità di riprodurre i risultati è considerata cruciale, no? Per ottenere risultati scientificamente attendibili. Dall'altra parte, come tu dici molto bene, c'è una attivo scoraggiamento nei riguardi di quegli autori che vogliano verificare, ripetendo un esperimento di qualsiasi tipo, ma nel caso delle scienze biomediche il fenomeno ha raggiunto livelli patologici, perché possono succedere due cose. Può succedere che l'esperimento ripetuto e la ripetizione conferma quello che era già stato trovato. E allora in quel caso, come dicevi tu, l'esperimento viene considerato non originale, l'articolo non è sufficientemente originale e può essere benissimo rifiutato, non hai scoperto niente. Ma nel caso che invece tu scopra che qualcosa non va, cominciano i guai, perché la prima cosa che viene messa in discussione è che la tua statura come sperimentale possa essere confrontata a quella di chi invece aveva stabilito il risultato che tu stai computando. E quindi si assiste a una lunghissima trafila con ritardi nella pubblicazione che scoraggiano tutti tranne i gruppi più agguerriti. Questo, per esempio, ha avuto recentemente un esempio in un caso che io considero estremamente importante, che ho pubblicizzato già nelle mie ultime pubblicazioni. Di un articolo che si intitola così, le risposte genomiche nei modelli di topo imitano in maniera scadente le malattie infiammatorie umane. Questo è apparso sui Proceedings della National Academy of Sciences degli Stati Uniti. Quindi è un lavoro estremamente prestigioso di un gruppo internazionale. Ebbene, che cosa è successo? È stato rifiutato da Science, è stato rifiutato da Nature ed è stato pubblicato con il ritardo di più di un anno. E uno dei principali autori ha fatto questa dichiarazione. Ha detto: i revisori delle riviste erano così abituati a fare studi sui topi che pensavano che questo è il modo in cui si convalidano le cose. Sono così impostati a tentare di curare i topi che dimenticano che noi stiamo tentando di curare esseri umani. La risposta più comune che ricevevamo noi era: ah,
deve essere sbagliato il vostro articolo. Non so perché è sbagliato, ma deve essere sbagliato. E qui stiamo parlando non di una ricerca di un gruppetto di persone alle prime armi, ma di un lavoro di scienziati di primo piano, di varie università prestigiose, e che non, come dire, che avevano una lunga esperienza e che avevano osato appunto fare questa rassegna in cui, che come io ho scritto, ho avuto già modo di scrivere, verrà probabilmente dagli storici del futuro rappresentata come una pietra tombale sulle pretese scientifiche della vivisezione. Perché? Perché oggi si pensa che i fenomeni infiammatori siano la base di praticamente tutte le malattie più gravi, quelle cardiocircolatorie, ma anche i tumori, per venire appunto alla questione di cui, a cui facevi riferimento. E quindi aver scoperto che fra quello che si riscontra a livello di risposta genomica sui modelli murini, modelli di topo, e quello che si riscontra nell'uomo è completamente disparato, completamente diverso, è qualcosa che ha gettato nello sconcerto l'intera comunità delle persone che appunto si occupano di questo genere di ricerche. Per esempio, uno degli scienziati intervistati dal New York Times ha dato questo commento: quando ho letto l'articolo sono rimasto sbalordito per quanto cattivi erano i dati relativi ai topi confrontati con quelli umani. Cioè, è veramente stupefacente, non c'è alcuna correlazione, sono dati così persuasivi, così robusti, che penso che le agenzie di finanziamento dovrebbero prenderne nota. Quindi voglio dire, la reazione di molte persone, di molti di quelli che operano in questo settore, è che sostanzialmente loro hanno coltivato un sistema autoreferenziale. Cioè, io per giudicare se la mia ricerca sui topi è promettente dal punto di vista del progresso medico, che cosa faccio? La confronto con altre ricerche sui topi. Non vado mai a verificare se c'è una reale correlazione con quello che si osserva sugli uomini. E a questo proposito, abbiamo sforato e no, se avevi una conclusione rapida, altrimenti purtroppo ti dovevo interrompere. Ma volevo semplicemente concludere facendo una citazione che riguardava sempre la questione del cancro, perché ritengo che questo sia un caso particolarmente importante di ricerca biomedica iperfinanziata, però con scarsi risultati. E uno dei più famosi ricercatori nel settore, alcuni anni fa, nel 2004, diceva la seguente cosa: come mai stiamo andando male dal punto di vista dei progressi nella ricerca sul cancro? Lui diceva un problema fondamentale è che i modelli preclinici del cancro umano, allora lui alludeva soprattutto a quelli che utilizzavano topi, in gran parte sono una schifezza. Cioè, in altre parole, quello che voglio sostenere è che la consapevolezza che questa metodica fa acqua dal punto di vista della sua realizzazione in termini di progresso medico è diffusa, soltanto che è diffusa nell'ambiente professionistico e di quelli, come il sottoscritto e altri, che si occupano di metodologia delle scienze, ma dal punto una minoranza di questi ultimi, perché la maggioranza preferiscono occuparsi delle scienze più solide e non della medicina o della biologia. Ma dal punto di vista invece dei media e del cosiddetto uomo della strada, anche ben intenzionato e volenteroso di informarsi, le informazioni al proposito sono scadenti, sporadiche e che non hanno seguito, nel senso che anche quando un giornale decide di parlarne una volta, la notizia nasce morta, nel senso non viene più ripresa, non se ne sente più parlare, per cui anche le persone che si sforzano di informarsi restano con l'impressione che non si tratti poi di una cosa così grave. Certo, certo. Benissimo, il tempo è finito. Senti Marco, io ti ringrazio moltissimo, è stato molto istruttivo e speriamo in futuro di poter organizzare altre interviste, insomma, perché il tema è complesso e merita approfondimento. Intanto ti ringrazio moltissimo e lascio la linea alla regia.
Grazie, buona serata. Grazie a voi. Grazie a voi. Ciao a tutti.